Io sono sempre curiosa quando qualcosa che ho scritto viene trasformato in un'altra forma. Sono stata curiosa quando il mio primo romanzo è diventato un film per la televisione, Una vita sottile, quando un racconto, Una passione sinistra è diventato un film per il cinema, quando il mio ultimo romanzo per 10 minuti è diventato un programma televisivo, poi un audiolibro. Quindi a me diverte vedere che cosa può succedere a quello che io ho scritto attraverso altri mezzi. Quindi tendenzialmente dico sì a queste proposte. Poi sono laureata in cinema, quindi il cinema rimane il mio, un mio grande amore. Il mio grande amore sono le parole, è la letteratura. E uno dei motivi è anche proprio molto bambino. Mi piace vedere che faccia potrebbero avere i miei personaggi. I protagonisti della Namur sono una bambina diversa. Lei crede di essere peggio degli altri, io credo che lei sia meglio degli altri, come chiunque ha una sensibilità in più, di certo è diversa, e soffre, nemmeno lei lo sa perché. Intuisce che la madre è distante. E la madre è distante perché la vita l'ha costretta a rinunciare a quello che è stato il suo grande amore e in qualche modo a risarcire la sua esistenza rispetto a questa perdita costruendosi una famiglia. Il suo grande amore è questo pittore famoso, la bambina lo chiama il pittore famoso, una persona che apparentemente non avrebbe da insegnare niente a nessuno perché è una. Anche lui è un diverso. Ecco, loro due, prima di tutto, sono proprio i personaggi che a me di solito piace raccontare. In tutti i miei romanzi ci sono questi personaggi con qualcosa che non torna dentro, con una grande difficoltà a trovarsi a loro agio nella realtà. Lui è stato il grande amore impossibile della madre e lei è la figlia frutto dell'amore possibile della madre. E fatalmente si assomigliano. Non a caso la madre li ama entrambi di un amore disperato e che forse non sa nemmeno esprimere o gestire. Il lato del pittore famoso che ha reso impossibile l'amore con la mamma della ragazzina, che è una certa tendenza all'infantilismo, invece sarà proprio vantaggioso ai fini del suo rapporto con questa ragazzina. È un rapporto molto molto poetico, come sono sempre poetici i rapporti fra persone che non usano troppe parole difficili per comunicare, ma comunicano attraverso la zona inconscia, che è quella accessibile solo dalle emozioni. Io quando scrivo ce li ho ben presenti i miei personaggi, sempre. Però ecco, non mi è mai successo, quando poi ho visto gli adattamenti televisivi o cinematografici dei miei romanzi, rimanere turbata perché la faccia che avevo in testa venisse sostituita da una faccia reale. Diciamo che quella faccia che ho dentro rimane e poi è accompagnata. Poi la faccia di questa bambina, in questo caso, devo dire che somiglia in una maniera fatale a quella che avevo dentro, incredibile.